La lotta biologica in Europa e in Italia nasce in Piemonte in seguito all'introduzione di un insetto che abbiamo introdotto dal Giappone, che è il Torimus sinensis. Questo insetto, Torimus sinensis, è l'agente del controllo biologico del cinipide galligeno del castagno, quindi è il suo limitatore naturale. Il Torimus sinensis va a mangiare il cinipide del castagno. Siccome in Giappone la lotta biologica aveva funzionato molto bene, allora noi abbiamo semplicemente seguito quella che era un'esperienza già pregressa del Giappone. Quindi inizialmente abbiamo ricevuto queste galle che erano potenzialmente parassitizzate, quindi potenzialmente all'interno c'era questo Torimus sinensis, le abbiamo ricevute in Piemonte, le abbiamo messe in allevamento e da queste galle abbiamo ottenuto i primi Torimus sinensis che abbiamo rilasciato in Piemonte. Dopodiché in Piemonte le popolazioni del Torimus in ambienti naturali proprio come questo sono cresciute e ad oggi tutto il materiale che noi rilasciamo nelle altre regioni italiane sono tutti di provenienza piemontese. Abbiamo sentito prima che lei stava raccomandando pazienza. Assolutamente sì, perché molto spesso ci si aspetta che noi oggi facciamo un rilascio e l'anno prossimo non ci sono più le galle. Allora, questo non accadrà. L'unica cosa che bisogna sempre tenere in considerazione in questi interventi è quello di avere pazienza, perché la popolazione dell'insetto che abbiamo rilasciato crescerà, assolutamente crescerà, però ci vuole il tempo. Questo tempo è anche abbastanza lungo, perché ci vogliono dai 6 agli 8 anni per vedere un'effettiva riduzione dell'infestazione delle galle del cinipide. Semplicemente la popolazione del Torimus, l'insetto che noi oggi abbiamo rilasciato, ha bisogno del suo tempo per crescere come popolazione e quindi andare a limitare la popolazione del cinipide.